Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, e vieni in divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione e farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 28 e 29, 2 e 3 giugno 1899. Il mio dolcissimo Gesù questa mattina mi ha voluto toccare con le proprie, mi ha voluto far toccare con le proprie mani il mio nulla. Nell'atto che si è fatto vedere, le prime parole che mi ha indirizzato sono state: chi sono io e chi sei tu? Pure in queste due parole vidi due luci immense. In una comprendevo Dio, nell'altra vedevo la mia miseria, il mio nulla. Mi vedevo non essere altro che un'ombra, come quell'ombra che fa il sole nell'irradiare la terra, che dipende dal sole, che passando per essa ad altri punti l'ombra finisce ad esistere fuori del suo splendore. Così l'ombra mia, cioè il mio essere, dipende dal mistico sole che è Dio, che in un semplice istante può disfare quest'ombra. Che dire poi come ho deformato quest'ombra che il Signore mi ha dato, non essendo neppure mia? Fa orrore a pensarlo,
puzzolente, putrida, tutta verminosa. Eppure in questo stato così orrido ero costretta a stare innanzi a un Dio sì santo. Oh, come sarei stata contenta se mi fosse stato dato di nascondermi nei più cupi abissi. Dopo ciò Gesù mi ha detto: il favore più grande che posso fare ad un'anima è il farle conoscere se stessa. La conoscenza di sé e la conoscenza di Dio vanno di pari passo. Per quanto conoscerai te stessa, altrettanto conoscerai Dio. L'anima che ha conosciuto se stessa, vedendosi che da sé non può niente operare di bene, quest'ombra del suo essere la trasforma in Dio e ne avviene che in Dio fa tutte le sue operazioni. Succede che l'anima sta in Dio e cammina presso di lui senza guardare, senza investigare, senza parlare. In una parola come morta perché conoscendo a fondo il suo nulla non ardisce a fare niente da sé, ma ciecamente segue il tiro delle operazioni del Verbo. A me sembra che all'anima che conosce se stessa succede come a quelle persone che vanno in vapore, che mentre passano da un punto all'altro, senza fare un passo da se stesse, fanno dei lunghi viaggi, ma tutto in virtù del vapore che le trasporta. Così l'anima, mettendosi in Dio come le persone in vapore, fa dei sublimi voli nella via della perfezione, ma conoscendo appena che non è essa, ma in virtù di quel Dio benedetto che la porta in sé. Oh, come il Signore favorisce, arricchisce, concede grazie più grandi, sapendo che non a sé, ma tutto a Lui attribuisce. O anima che conosci te stessa, quanto sei fortunata. Questa mattina mi trovavo in un mare di afflizione che non era venuto Gesù ancora. Sentivo tale pena che mi sentivo strappare il cuore quando è venuto il confessore per chiamarmi all'ubbidienza perché doveva celebrare la Santa Messa. E Gesù, senza farsi vedere neppure l'ombra, come è suo solito, che quando non viene si fa vedere una mano, un braccio. Specialmente quando è giorno di fare la comunione, come questa mattina, lui stesso viene, mi purifica, mi prepara per ricevere lui stesso sacramentalmente. Dicevo tra me: Sposo Santo, Gesù amabile, come non venite voi stesso a prepararvi, prepararmi? Come posso ricevervi? Ma intanto il tempo è giusto, è giunto, il confessore è venuto, ma Gesù senza venirci affatto. Che pena straziante, quante lacrime amare. Il confessore mi ha detto: lo vedrai nella comunione e gli dirai per ubbidienza perché non viene e che cosa vuole da te. Così dopo la comunione ho visto il mio buon Gesù, sempre benigno con questa miserabile, miserabile. Mi ha trasportato fuori di me stessa ed io lo tenevo in braccio. Era da bambino tutto afflitto. Io subito ho cominciato a dire: bambinello mio, solo ed unico, mio bene, com'è che non vieni? In che ti ho offeso? Che cosa vuoi da me che mi fai così tanto piangere? Nell'atto di dire era tanta la pena che con tutto ciò che lo tenevo fra le mie braccia continuavo a piangere. Ma anche prima che finissi di dire l'ultima parola, Gesù, avvicinando la sua bocca alla mia, ha versato le sue amarezze senza rispondermi una parola. Quando finiva di versare, io incominciavo di nuovo a dire, ma Gesù, senza darmi retta, si metteva di nuovo a versare. Dopo ciò, senza rispondermi niente a ciò che io volevo, mi ha detto: fammi versare in te. Altrimenti, come ho distrutto con la grandine gli altri punti, così distruggerò le parti vostre. Perciò fammi versare e non pensare ad altro. Così, senza dirmi altro, è finito. Questi due capitoli affrontano i due temi spirituali della ancora dell'umiltà e della conoscenza sapienziale di se stessi. E poi, questo è il tema di questo fenomeno del tutto peculiare, singolare, che veniva tra Gesù e Luisa, il tema dell'espiazione, della riparazione dei peccati e anche, come dire, della riparazione dei peccati davanti al tema della giustizia di Dio e della consolazione di Gesù, no? Anche della sostituzione vicaria, con il prendere su di sé, ecco, i castighi e quindi le pene destinate ad altri, come è il caso delle anime vittime. Molto bella l'immagine
usata da Luisa per spiegare l'inconsistenza della persona umana, quindi l'ombra dipendente dal mistico sole. Noi non mediteremo mai abbastanza su questi temi, perché per quanto tutto all'uomo dica che è un nulla, che non ha ragione minima di sentirsi qualcosa o qualcuno, tuttavia la nostra natura è tale che ce ne dimentichiamo assai facilmente e torniamo a quei ridicoli comportamenti tipici della superbia. Ecco, Luisa al termine del capitolo fa la metafora delle persone che vanno in vapore. Questo non è il vapore acqueo, questo presumo che sia il vaporetto, quindi un mezzo di trasporto, no? Per spiegare come l'anima che si sprofonda nel proprio nulla e confida in Dio è in tutto da lui portata e guidata. Ecco, invece la superbia. In ebraico a superbia si dice evel, che letteralmente significa proprio vapore, fumo. Lo diciamo anche nel proverbio popolare, tutto fumo e niente arrosto. Ecco. Chi stoltamente pratica la superbia in una delle sue varie diramazioni, che forse sarebbe il caso di ricordare, somiglia al vapore acqueo, perché dà vita ad una realtà inconsistente ed evanescente, quindi falsa. Si vede per un istante e poi svanita nel nulla. La superbia consiste, uno, in molte cose, nel ritenersi da se stessi principio del bene che si fa. Secondo, nell'attribuirsene il merito. Terzo, nell'ingigantirlo, quindi renderlo più grande di quello che sia. E quarto, pensare di essere superiore agli altri. Queste sono le belle, si fa per dire, la quadriforme testa del mostro orribile della superbia in senso stretto. Poi c'è la vanagloria, consiste addirittura nel vantarsi, ecco, del bene che si pensa di fare. Poi c'è l'orgoglio, ecco, che ha varie diramazioni. L'orgoglio è l'incapacità di perdonare, o quando diventa ostinazione, l'incapacità di dire ho sbagliato e quindi di tornare indietro, una cosa molto brutta. L'orgoglio è una delle cose più brutte che esiste. Poi c'è la presunzione, ecco, di ritenere di essere o di avere ciò che non si ha o non si è. Poi c'è la iattanza o la baldanza, ecco, che lo diciamo in termini comuni, fare lo spaccone, ecco, lo sparone, si dice dalle nostre parti, il fanfara, ecco, quello lì che io, che sta a sciorinare, ecco, tutte quante le sue presunte, a decantare tutte quante le sue presunte superopere. Questi sono soltanto alcuni dei mostri. Poi c'è l'arroganza, ecco, che è dall'alto della propria superiorità trattare con disprezzo gli altri, ecco, l'arroganza o l'alterigia, ecco, che è un'altra sfumatura ulteriore, ecco, che è il modo di fare sprezzante, ecco, calpestare il prossimo, metterselo sotto i piedi, no? Guarda, tutti questi mostri noi tutti i giorni abbiamo ampia rassegna in pubblico e in privato, purtroppo anche in pubblico. In un'anima che vive la divina volontà, ma prima ancora di vivere questa che sta vicino al Signore, sta roba è proprio completamente messa sotto i piedi. Ecco, c'è la buon'anima di una persona che è passata da questo mondo, che diceva sempre, quando sentiva dire troppo spesso io, diceva io lo fa l'asino.
Il Signore ci conceda la grazia, ecco, di conoscere veramente il nostro nulla, cioè proprio nulla, la verità più profonda di noi stessi, che noi non siamo nessuno, ecco, e che tutto ciò che siamo, che abbiamo, che facciamo, di presunto buono, ecco, diciamo così, se c'è, viene da Dio e non da noi. Ecco perché un principio generale anche della vita ascetica, no? Che non bisogna attaccarsi a nessuno, cioè nella divina volontà. Se io vedo una persona buona, per esempio, devo unirmi alla divina volontà e dico: guarda, grazie Signore che vedo in questa persona un riflesso della tua bontà. Se mi fa una gentilezza, non, sì, certamente è necessario anche esercitare la gratitudine umana, no? Quindi glielo dico certamente grazie alla persona, ecco, però non mi attacco alla persona che mi ha fatto la gentilezza, ma riconosco in quella gentilezza una carezza di Dio che me la fa attraverso quella persona. Proviamo a pensare cosa significherebbe mettere questo in tutto, no? Perché si fa questo? Perché si capisce che come il bene che c'è in me non viene da me, ma viene da Dio, così il bene che c'è in un altro e che si riverbera su di me e non viene principalmente da lui, viene da Dio. Quindi certamente la carità e la gratitudine mi obbligano anche a dire grazie alla creatura umana, no? Ma anzitutto grazie lo dico al Signore, riconoscendo un suo ti amo nel gesto gentile che ho ricevuto da quella creatura. Capite anche perché nella divina volontà uno non si arrabbia, non c'ha rancori, non c'ha perché se la creatura mi tratta male, io adoro la divina volontà, d'accordo, che comunque vuole che quella creatura mi tratti male e che io mi umili. E a quella creatura la giustifico perché dico: questa che ha fatto così, farei pure io così. Ecco, ha agito da se stessa. In quel momento il Signore gli ha tolto la mano dalla testa e quello ha tirato fuori quello che c'è dentro di sé, che è la stessa cosa di quello che c'è dentro di me. Quindi non serve arrabbiarsi, giudicare, perché io non sono migliore di lei. Finito. Se invece da una persona mi viene del bene, io lo accolgo, d'accordo, perché è anche grande umiltà accogliere il bene, non solo mostrarsi grati verso il bene che si accoglie, se possibile ricambiarlo, ma non come lo fanno gli uomini, no? Come Gesù dice nel Vangelo, quando inviti qualcuno a pranzo non invitare un ricco sperando che ti ricambi, non è questo il senso con cui noi lo facciamo, però, dietro quel bene scorgo la mano di Dio, quindi non ci sarà l'attaccamento alle creature. Nel primo caso non ci sarà l'odio, il giudizio, ecco, la critica, ah guarda questo come si è permesso di trattarmi così. Nel secondo caso non ci sarà l'attaccamento disordinato né quella brutta tendenza che nasce tra gli esseri umani che è entrare nell'ottica di esigere le cose dal prossimo. Siccome una volta uno mi ha fatto una gentilezza, ma la deve fare sempre, perché la prima volta che non è che non me la fa succedere alla fine del mondo. Quindi, queste considerazioni ci aiutano a comprendere, no, la differenza che c'è tra una volontà che rimane umana e una che si eleva su un piano soprannaturale, entrando nell'orbita di attrazione della sapienza divina. È una cosa bellissima questa qui, è un'esperienza liberante e trasformante su tantissimi punti di vista. Un'anima che sta così, veramente sta in stato di abbandono, perché sta in Dio. Non guarda, non investiga, non parla, sta come morta. E non radice a fare niente da sé, no? Quindi anche gli atti che noi compiamo nella divina volontà, cioè capiamo anche l'importanza della conoscenza di se stessi, no? Perché faccio l'atto preventivo la mattina? Perché anche una cosa buona che io dovessi fare, che ogni tanto è bene ripassare, no? Ammesso anche che sia buona, numero uno è un atto umano, quindi è un atto di un essere limitato. È finito quale io sono, quindi ha un valore
necessariamente finito e limitato davanti a Dio. Numero due, l'abbiamo visto in altre meditazioni, è necessariamente imperfetto. Quindi, oltre ad avere un valore limitato davanti agli occhi di Dio, quel valore è diminuito dall'imperfezione, diciamo, intrinseca, ecco, di cui quell'atto è ammantato. Se io lo unisco alla Divina Volontà, soprattutto passando per il cuore immacolato di Maria, l'atto si sfronda della sua imperfezione e si sfronda del suo limite, diventa divino. Ma questo è anche, capite, un atto, l'anima che segue il tiro dell'operazione del Verbo, è un atto di culto a Dio. E capite, quando, se ci riflettiamo, se io unisco un mio atto alla Divina Volontà, vuol dire che sto dicendo: bene Signore, le mie opere davanti a te non contano nulla, neanche quelle buone, contano ben poco, perché io sono cosa da poco. Invece le facciamo nel Divino Volere perché contino molto, non solo perché siano degne di te, non solo perché riparino tutte le opere mal fatte, non fatte o mal fatte da parte degli esseri umani. Quindi comprendiamo quanto è grande il capitolo della conoscenza di se stessi. Gesù dice: il favore più grande che posso fare ad un'anima è farle conoscere se stesse. Dobbiamo chiederlo al Signore. E la conoscenza santa di noi stessi, anche se è un'esperienza che ci umilia e ci atterra, non ci fa andare in depressione. Perché contemporaneamente a questa conoscenza l'anima conosce la grandezza di Dio, la vera misericordia di Dio, come Lui davvero si chini e faccia veramente tutto in noi e per noi. Per cui chiediamo al Signore spesso questa santa conoscenza di noi stessi, ricordando le parole: Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Non si riceveranno grandi grazie da parte del Signore, ma neanche grazie ordinarie e moderate, se non si è ben adagiati nella valle santa dell'umiltà. Non è proprio possibile. E ricordiamo: o anima che conosci te stessa, quanto sei fortunata. Ecco, poi c'è il capitolo di questo versare in lei le sue amarezze. È evidente che questo è un fenomeno reale, attenzione, quindi non è che Luisa se l'è sognato, non è questo un'immagine, un film, nel senso che Gesù realmente le versava in bocca l'amaro che aveva nella sua. E è chiaro che si tratta anche di un'immagine simbolica, ecco, però dobbiamo pensare alla realtà di questa situazione. È evidentissimo dal contesto che questa amarezza non è altro che conseguenza dei peccati dell'uomo, che esigono delle volte, per quando non c'è più niente da fare, dei cosiddetti castighi in senso etimologico, castum agere, quindi rendere casto, quindi sofferenze finalizzate a causare la conversione, perché sempre per questo il Signore permette le sofferenze in questo mondo, e sempre, sempre per questo, e ciò nonostante, però, sappiamo tutti quanti, lo sa anche Gesù, il cosiddetto castigo ordinariamente non fa altro che inasprire ulteriormente. Però è necessario anche quello, no? Certamente Gesù sente queste amarezze infinite. Allora, cosa significa che Gesù, che Luisa si offre a berle? Significa che ne prende l'amaro in bocca, quindi che chiede al Signore, e di fatto vive, che i peccati del mondo, prima di raggiungere il suo cuore e renderlo triste, si scarichino su di lei. È una missione abbastanza austera questa, perché poi non è che si scherza. Io, come ho sempre raccomandato e raccomando, di non fare mai gesti ascetici precipitosi,
e mi riferisco soprattutto in questo caso alla consacrazione totus tuus, meno che mai bisogna fare gesti estremi di questo genere, tipo offrirsi come vittima, ecco. Perché questi non sono giochi, ecco. O atti che si possono fare in un momento di entusiasmo, ecco, oh Signore, ah, crocifiggimi con te, tre chiodi, due per le mani, uno per i piedi, e questo mi basta, ecco, sì, è cosa molto lodevole, buona, sì, come dire, portiamo queste cose a Gesù nella preghiera, ma come aspirazioni, non come dati di fatto, perché anche questo sarebbe un atto superbo, no? Nel senso che noi dobbiamo avere una bassa considerazione di noi stessi, per cui non pensare che se ci fosse tanto da soffrire per Gesù, noi andiamo subito alla grande, ah, vai tranquillo, non ti preoccupare. Un pensiero di questo genere non sarebbe certamente dettato dalla santa umiltà. Certamente dobbiamo offrire la nostra vita al Signore, questo sì, e nella nostra pochezza, nella nostra piccolezza, e fare tutto quello che è necessario per crescere, soprattutto per chi ascolta e segue queste catechesi, soprattutto per ciò che, soprattutto in ciò che fa crescere nella vita, nella divina volontà. Queste sono grandi cose, insomma, queste qui, le anime vittime, cose di questo genere. Ci sono sempre state, ci sono attualmente, adesso in giro ce n'è più di qualcuna. E sono una benedizione per l'umanità. Indicandoci anche, questo sì, a conclusione per noi, la via da percorrere, che più tempo passa, più io continuo a dire che noi siamo un esercito di discepoli di Gesù che combattiamo battaglie pacifiche. Il demonio non si vince con il demonio, Satana non si scaccia con Satana, non si fa come fanno i talk show televisivi, a chi strilla di più, a chi offende di più, a chi accusa di più. Quando noi vediamo il male, sia che si riversi su di noi, sia che lo vediamo pullulare dovunque sia, preghiera e penitenza. Gesù non ci consentirà, forse non ci farà questa grazia, di versare nella nostra bocca l'amarezza che le viene. Noi però possiamo offrirgli l'amarezza che ci viene da una penitenza offerta, per questa intenzione, no? Da una preghiera in più fatta, questo sì, questo non c'è nessuna controindicazione. Facciamo sempre attenzione che non possiamo, sì, abbiamo i problemi dei lupi vestiti da agnelli, ecco, certamente è un grosso problema quando questo c'è, però ci sono anche gli agnelli vestiti da lupi. Cioè, che sono appunto i discepoli di Gesù, che sono pecorelle, quando per una malintesa lettura delle cose, degli eventi, si trasformano in lupi, sbranano, ecco, il prossimo. Noi dobbiamo sempre chiederci, nelle nostre circostanze di vita, ma sono sicuro che questo mio comportamento è nella divina volontà. Gesù farebbe così, agirebbe in questo modo. La Divina Maria agirebbe in questo modo. Può chiedersi cosa farebbero Gesù e Maria nelle mie circostanze, ecco, un modo molto molto efficace per non sbagliare, per non peccare. E quando ci facciamo questa domanda non dobbiamo poi dire, eh no, sì, ma non lo farebbe però in queste circostanze. No, 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 no. Lo farebbe o non lo farebbe? Vedete quanto è importante la nostra coscienza, no? Tu devi farti questa domanda in coscienza, perché questa è una domanda che Gesù e Maria la vedono, che
capito? E tu se rispondi malamente, dici una bestemmia. Cioè, faccio un esempio grossolano, ma la Madonna manderebbe a quel paese una persona che mi ha offeso? Ma se l'è meritato, ma vogliamo scherzare? Quindi se questo la Madonna non lo fa, se vuoi vivere nella divina volontà e non nella tua, tu questo non lo fai. E non cominci a dire non ci riesco, no, non ci riesco, è la canzone di coloro che non hanno volontà ferma e risoluta. Pace in terra agli uomini di buona volontà. La volontà umana è un disastro, sì, certamente, è debole, sì, ma quando noi seriamente la dirigiamo in una certa direzione, pure il demonio trema. Il demonio trema. Perché il demonio, questa è dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, non può fare nulla se non tentare una volontà risoluta, ma con una volontà risoluta c'ha poche chance di vincere. Poche. Lui tenta e tormenta le anime irrisolute, le anime che stanno ancora a mezze mezze. Le anime che ancora non hanno fatto un cambio di rotta. Un'anima risoluta, sì, ogni tanto ci prova ostentatamente, ma viene sistematicamente sbattuto all'inferno dove merita di stare. Quindi non ci riesco, non esiste per noi. È vero che a volte per acquisire una virtù e per togliersi un vizio ci vuole un pochino di tempo, d'accordo? Ma se uno comincia a lavorarci sul serio, certo non se lo toglie dall'oggi al domani un vizio, non acquisisce dall'oggi al domani una virtù, però comincia a vedere dei passetti da subito, magari una cosa la fa 10 volte anziché farla 30 in un giorno. Questo è un passo avanti. Quindi non siamo vittime forse, ecco, ma seguiamo Cristo è Cristo crocifisso. Quindi il nostro stile, ripeto, non avrà queste connotazioni straordinarie e soprannaturali, ma deve essere ispirato a questo. Se no, ci lamentiamo sempre, mi lamento pure io, dei lupi vestiti da agnelli. Ecco, ma attenzione agli agnelli vestiti da lupi. Ecco. È lo stesso discorso che si fa, tutti stanno preoccupati per i credenti non praticanti. Io sono molto più preoccupato per i praticanti non credenti, cioè per quelli che frequentano e che si sono fatti una fede completamente che non ha niente a che fare con la fede cattolica, e sono tanti. Ecco. Attenzione a non perdere mai la bussola e la direzione. Cosa farebbero Gesù e Maria al posto in coscienza? E senza andare a cercare pretesti, eccezioni, ci si farebbero così, però in questa situazione bisogna fare un'eccezione. Non ci sono eccezioni. Quello che farebbero Gesù e Maria in queste concrete circostanze. Se voglio fare la divina volontà e non la mia, pur camuffata, ecco, sotto tanti speciosi artifici, la divina volontà. O Divina Maria, guidaci nella Valle Santa della conoscenza di noi stessi. È una caratteristica delle anime mariane, la conoscenza di sé nella verità, che non significa buttarsi il fango addosso, vuol dire riconoscere serenamente i doni e le grazie che Dio ci ha dato, attribuendo a lui solo il merito e mettendolo a servizio dei fratelli. Come patrimonio dato in amministrazione a un poveraccio, quali noi siamo, e consapevoli del nostro nulla, riconoscere anche sinceramente, ecco, non cessare mai questo cammino,
i nostri peccati, le nostre imperfezioni, le nostre miserie, che hanno continuamente bisogno del nostro lavoro e che devono essere corrette con il tuo aiuto. Il nostro stile sia sempre quello di coloro che si offrono in sacrificio per gli altri e non fanno fare nessun sacrificio agli altri, sotto nessun punto di vista. In una celebre opera di una grande mistica italiana diversa da Luisa, Gesù diceva soffrire, non far soffrire. Sono poche parole che possano sempre rimanere impresse nelle nostre anime e nei nostri cuori. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.